Bentrovati a tutti a questa 14ª edizione della Conferenza Nazionale di Statistica. Bentrovati a tutti coloro che ci seguono per il tramite del web. Bentrovati a questa occasione di confronto, questa occasione di conoscenza che tradizionalmente l'Istituto Nazionale di Statistica organizza. Eravamo abituati a una cadenza biennale, ma i fatti della pandemia ci hanno costretto nell'anno 2020 a sospendere la nostra edizione della Conferenza Nazionale di Statistica, ma nel 2021 abbiamo ripreso la tradizione e abbiamo voluto immaginare un evento misto, un evento in presenza, un evento fisico e un evento anche virtuale. La Conferenza Nazionale di Statistica è un momento di condivisione di conoscenza che guarda alle prospettive di sviluppo della statistica ufficiale. È un momento in cui si mettono a confronto idee, si cerca di conoscere reciprocamente le lezioni imparate, si cerca di guardare al futuro. Per questo abbiamo voluto questo seminario, questo workshop, che avesse un titolo molto collegato al titolo della conferenza nazionale. Quest'anno la Conferenza Nazionale di Statistica evidenzia con il suo titolo che è un moderno ecosistema dei dati per una ripartenza inclusiva e sostenibile. Evidenzia questo collegamento tra ciò che è successo e ciò che deve succedere. In questo senso, il workshop che oggi facciamo partire raccoglie le testimonianze di alcuni protagonisti, che hanno letto in modo attento proprio l'evolversi della società, della realtà e anche della realtà legata al mondo della statistica, come vedremo a breve. Il titolo, infatti, quindi del nostro workshop di oggi è Lezioni apprese nei mesi della pandemia e idee per il futuro. Cercheremo di affrontare questo argomento sotto alcuni punti di vista tecnologici, punto di vista di innovazione delle tecniche di raccolta dati, punti di vista legati a come è cambiato e cambia il mondo della comunicazione istituzionale. Cercheremo di guardare anche come la tecnologia ci ha consentito di affrontare questa pandemia. Ma molto importante è il contesto lavorativo in cui tutti ci siamo trovati e come è cambiato il modo di lavorare, del mondo privato e del mondo pubblico, di come è cambiato il modo di lavorare individualmente e socialmente, di quanto questa pandemia ha lasciato dei segni, ma ha lasciato anche dei semi per il futuro. E proprio per questo vogliamo iniziare questo lavoro, questo momento di confronto di oggi, con un intervento che viene proprio da chi sta osservando da molti anni e osservava da molti anni l'evoluzione del contesto organizzativo del mondo del lavoro, sia dal punto di vista privato che dal punto di vista pubblico. E per questo ho il grandissimo piacere di introdurre nel nostro seminario Alessandra Gangai, che è direttrice del tavolo di lavoro sullo smart working nella pubblica amministrazione del Politecnico di Milano, una realtà legata appunto agli osservatori del Politecnico di Milano, che da tempo, ben trovata, benvenuta a questo nostro seminario, grazie che da mille. Tempo osserva questa evoluzione, quindi ben prima della pandemia. E quello che io dico sempre è che il ruolo che l'osservatorio ha svolto e sta svolgendo è particolarmente importante proprio perché è in grado
grado di possedere dei dati che leggano una serie storica, una serie evolutiva. E proprio per questo abbiamo voluto coinvolgerla in questo tavolo e proprio all'avvio di questo tavolo, affinché possa presentarci, partendo proprio magari dalla terminologia, da questo smart working. Abbiamo capito che questo è un termine che in realtà si utilizza più in Italia che nel resto del mondo, anche se apparentemente, sono due termini ovviamente derivati dalla lingua inglese, ma probabilmente descrivono una situazione nostra, italiana. E certo, con il suo intervento potrà darci un po' di numeri su quello che è capitato, e quali potrebbero essere le prospettive in questo contesto. Bene, grazie di aver accettato il nostro invito e le lascio la parola a Alessandra Gangai, prego. Grazie mille, innanzitutto è un piacere essere qui e avere l'opportunità di portarvi alcuni dei dati dell'ultima ricerca dell'Osservatorio Smart Working che ormai da 10 anni monitora il fenomeno e siamo stati anche un po' coloro che hanno coniato il termine smart working, perché effettivamente all'estero un tema che si può avvicinare alla nostra concezione di smart working è quella che viene definita flexible working, però sicuramente lo smart working è un fenomeno che ha caratteristiche tutte italiane. Come osservatorio lo abbiamo definito una filosofia manageriale, un nuovo modello organizzativo volto proprio a restituire alle persone quella flessibilità e autonomia nella scelta dei luoghi, degli orari, degli strumenti da utilizzare, a fronte però di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Quindi sicuramente è un nuovo approccio al lavoro che vuole appunto vedere una trasformazione culturale che va proprio verso un'ottica di responsabilizzazione sul raggiungimento dei risultati e degli obiettivi. Ora appunto vorrei presentarvi alcune slide che vi appunto portano quello che è lo stato attuale, diciamo, dello smart working in Italia, in particolar modo nel settore pubblico, per poi appunto anche presentarvi alcuni di quelli che sono i risultati di un assessment che abbiamo fatto proprio in Istat sugli impatti anche di questa esperienza di lavoro da remoto un po' forzata, proprio per far fronte anche all'emergenza. Sicuramente con l'emergenza sanitaria tantissimi lavoratori hanno sperimentato un nuovo modo di lavorare, quindi c'è stato proprio una busta anche di quello che è stato lo smart working e il lavoro da remoto, e sicuramente anche il termine smart working è stato molto al centro dell'attenzione anche dei fenomeni mediatici di quest'ultimo anno. Quindi sicuramente lo smart working si è rivelato essere la soluzione ideale per riuscire da una parte a mantenere la continuità di business delle attività di imprese e pubbliche amministrazioni, e dall'altra è riuscito anche a garantire quello che è il distanziamento sociale, quindi anche la salute e la salvaguardia appunto della salute delle persone. Quello che abbiamo vissuto sicuramente non è uno smart working vero e a tutto tondo, come appunto lo definiamo come osservatorio, ma è stato sicuramente un lavoro da remoto che ha portato con sé sicuramente dei benefici, ma anche alcune criticità. Innanzitutto vediamo come effettivamente questo fenomeno abbia coinvolto tantissimi lavoratori. Prima della pandemia avevamo circa 600.000 lavoratori smart, quindi lavoratori che effettivamente potevano scegliere in autonomia il luogo in cui lavorare, l'orario in cui svolgere le determinate attività, e quindi che appunto lavoravano già con un forte orientamento ai risultati. Questo numero, ovviamente il numero dei lavoratori da remoto, è aumentato tantissimo proprio in occasione del primo lockdown nel 2020, quindi arriviamo a più di 6 milioni e mezzo di persone. Persone che si sono trovate appunto per la prima volta a lavorare da remoto, e questo sicuramente in un modo repentino, emergenziale, che non può portare con sé quel percorso di cambiamento che in realtà lo smart working impone, però sicuramente è stato anche un percorso rapidissimo di apprendimento e crescita in termini anche di competenze digitali e soprattutto di un modo diverso di lavorare. Cosa è successo nel 2021? Sicuramente il numero degli smart worker è calato anche in relazione allo sviluppo della campagna vaccinale, quindi sicuramente le organizzazioni hanno voluto riportare le persone in presenza in modo graduale. Vediamo che in realtà il calo maggiore
c'è stato proprio nel settore pubblico, dove dal primo trimestre al terzo trimestre del 2021 i lavoratori pubblici che hanno lavorato da remoto sono calati del 40%. Però a questo punto vediamo che anche le altre organizzazioni pian piano hanno riportato le persone a lavorare in sede, sicuramente anche in relazione al fatto che un lavoro da remoto così prolungato e appunto per così tanti mesi sicuramente porta con sé alcune criticità che sono proprio quelle tipiche anche del telelavoro, quindi da una parte senso di isolamento, calo dell'engagement e in alcuni casi anche un aumento del tecnostress e dell'iperconnessione. Quindi sicuramente lavorare sempre da remoto ha delle criticità, così come ci sono alcune inefficienze dal lavorare sempre in ufficio. Cosa succederà per il post pandemia? Anche qui in realtà vediamo una crescita, quindi anche se in questi trimestri il numero di lavoratori è calato, per il futuro si prevede una crescita dell'8%, quindi sicuramente non bisogna vedere questo calo come un abbandono dello smart working. Però se andiamo a vedere un po' più nel dettaglio come si configura questa crescita, vediamo che in realtà per quanto riguarda grandi imprese, piccole, medie e microimprese private, il numero degli smart worker sarà in crescita, mentre per il settore pubblico in realtà il numero continua a calare. Cosa vediamo invece in termini di progetti concreti di smart working? Perché quelli che abbiamo visto sono i numeri di coloro che hanno avuto l'opportunità di lavorare da remoto. Vediamo che, ad esempio, nel settore pubblico attualmente è il 67% di enti che appunto adotta lo smart working. Il 37% lo fa in modo strutturato e quindi ha di fatto una policy dei regolamenti che normano l'adozione dello smart working all'interno dell'ente. Il 30% invece lo applica in modo un po' più informale, anche in relazione alla forma semplificata di smart working che abbiamo proprio in questi mesi, proprio per fronteggiare l'emergenza, quindi fino al termine dello stato di emergenza, lo smart working potrà essere applicato con una forma semplificata, senza gli accordi individuali. Quindi sicuramente c'è anche un buon numero di enti che continua a lavorare in questo modo, pur senza avere una regolamentazione definita. Attualmente gli enti che appunto hanno introdotto il lavoro da remoto e con smart working lo fanno mediamente per 3,6 giorni a settimana. Poi abbiamo un 17% degli enti che di fatto ad oggi non ha introdotto un modello di smart working, ma è interessato e pensa di introdurlo in futuro, e invece il 16% non ha nessun progetto e dimostra un certo disinteresse. Cos'è cambiato rispetto al 2019? Sicuramente c'è stata una grande crescita. Nel 2019 gli enti pubblici che appunto hanno adottato lo smart working erano il 23%, adottato in forma sia strutturata che informale. In particolare era il 16% il numero degli enti che aveva un progetto strutturato in smart working ed era un numero che era raddoppiato rispetto all'anno precedente. Quindi sicuramente lo smart working era un fenomeno che stava già prendendo piede anche nel settore pubblico, ovviamente con numeri diversi rispetto al settore privato, però sicuramente l'emergenza in modo indubbio è stato veramente un forte input di crescita. Sono quasi triplicati gli enti che effettivamente hanno avuto a che fare con lo smart working. Quali sono gli aspetti che invece vanno a limitare l'adozione dello smart working nel settore pubblico? Sicuramente il primo aspetto è la mancanza di una cultura basata sul raggiungimento dei risultati, quindi questo per gli enti pubblici è la principale limitazione per cui non si fa smart working all'interno dell'ente. Una seconda ragione riguarda invece i processi non sufficientemente digitalizzati e la mancanza di dotazione tecnologica, quindi sicuramente un altro tema all'interno del settore pubblico è il tema tecnologico. La tecnologia sicuramente è il fattore abilitante, questo modo di lavorare. Lo smart working è nato proprio a fronte di un impatto e di una rivoluzione digitale che ha cambiato quelli che sono i bisogni e le aspettative delle persone. Quindi sicuramente siamo tutti ormai cittadini
più che digitali, utilizziamo il digitale per tantissime, tantissime cose, per fare acquisti online, per organizzare dei viaggi, e quando scarichiamo l'applicazione sul nostro telefono, se non è rapida, flessibile e veloce, tendenzialmente la disinstalliamo dopo poco. E quindi tutte queste caratteristiche che derivano dal digitale sono state poi un po' tradotte anche a livello di modello organizzativo, proprio perché c'era una sorta di frustrazione tra l'essere persone digitali ed essere lavoratori non così digitali. Ed è da questo che è nato il concetto di smart working, di rivedere proprio il modello organizzativo con una base più digitale e soprattutto con un modello abilitato dalle tecnologie digitali. Quindi questo è sicuramente un altro grande tema, quello della tecnologia nel settore pubblico. La terza limitazione invece riguarda un timore di un peggioramento delle prestazioni lavorative. Ecco, è interessante il fatto che questa limitazione sia presente, proprio la terza limitazione nel settore pubblico, mentre non è una limitazione presente se andiamo a vedere le cause per cui non si fa smart working nel settore privato. Quindi c'è una sorta di percezione che lavorando in modo diverso, lavorando da remoto, ci possano essere delle inefficienze. Questo probabilmente deriva anche dall'esperienza che abbiamo fatto in questi mesi, in cui sicuramente ci possono essere state delle inefficienze. Qui bisogna un po' stare attenti a capire quali sono le inefficienze date da un cambio di modello organizzativo e quali sono le inefficienze date da un contesto pandemico e dall'aver dovuto, insomma, reagire in modo rapido e tempestivo a un contesto assolutamente straordinario. Se andiamo a vedere quello che è l'impatto del lavoro da remoto per le pubbliche amministrazioni, anche qui ci sono una serie di aspetti che sono sicuramente migliorati, alcuni invece che sono peggiorati. L'aspetto su cui l'82% degli enti pubblici di fatto dichiara un miglioramento è il work-life balance delle persone. Quindi è indubbio che lavorando da remoto per le persone è molto più facile andare a conciliare alcune esigenze personali con quelle che sono le esigenze lavorative. Quindi sicuramente anche tutto il tempo risparmiato per il trasferimento da casa all'ufficio è tempo che può essere reinvestito per le proprie passioni, i propri hobby, per la famiglia, per il proprio tempo libero e tempo guadagnato per la persona. E questo sicuramente aiuta a bilanciare meglio quelli che sono anche i tempi dedicati al lavoro e i tempi dedicati alla propria vita personale. Questo è stato un netto miglioramento. Altri aspetti che sono migliorati sono l'efficienza e l'efficacia nel lavoro, migliorati rispettivamente per il 30% e per il 27% degli enti. Quindi sicuramente anche nonostante l'emergenza sanitaria, aver introdotto il lavoro da remoto per circa un terzo delle PA è stato positivo anche in termini di efficienza e di efficacia. L'aspetto che invece un peggioramento è sicuramente la comunicazione tra colleghi. Quindi in questi mesi è stato più complesso, meno efficace per le persone comunicare e scambiarsi informazioni. Questo perché? Questo deriva anche un po' dal fatto che, essendo abituati a convivere sempre negli stessi ambienti di lavoro, di fatto eravamo abituati a scambiarci informazioni in modo destrutturato, informale, ci si incontra in corridoio, si prende un caffè insieme, l'occasione per fare magari anche un allineamento informale o per raccontarsi di progetti e iniziative che si stanno portando avanti. Ovviamente venendo a mancare quella convivenza degli stessi spazi fisici è stato necessario ed è necessario strutturare meglio quella che è la gestione della conoscenza e lo scambio di informazioni, per essere sicuri che le informazioni non vengano scambiate solo tra persone che magari oggi si incontrano in sede, ma che vengano condivise tra tutti. Se un collega sta lavorando da remoto un giorno ma ha bisogno di alcune informazioni, non posso aspettare di incontrarlo casualmente in ufficio, ma devo avere un sistema che effettivamente ci consenta di comunicare in modo efficace e evitando che le informazioni vengano disperse perché non ci troviamo tutti nello stesso luogo. Quindi questo sicuramente può essere un tema da una parte anche tecnologico, di sistemi di condivisione e creazione della conoscenza, ma anche e soprattutto un tema culturale. Bisogna imparare a comunicare in modo diverso, visto che è cambiato il contesto in cui ci troviamo.
Sicuramente cosa succederà al termine dell'emergenza per quanto riguarda lo smart working? È stato sicuramente un tema prezioso, è stato un modo anche per uscire dall'inerzia organizzativa e dare una scossa in termini di innovazione. E nel settore pubblico il 50% delle PA vuole appunto mantenere e formalizzare questo modello, quindi anche alcune di quelle realtà che adesso lo adottano in modo informale in realtà vorrebbero strutturarlo in modo diverso, quindi avere un regolamento, avere accordi individuali, andare veramente a strutturare l'iniziativa con tutte le caratteristiche necessarie per regolamentare il tema. Mentre sicuramente salta all'occhio questo 26%, quindi circa una PA su 4, è molto incerta sul futuro. Questi sono dati che abbiamo raccolto, abbiamo chiuso diciamo la raccolta dati a metà settembre del 2021, quindi sicuramente prima che ci fosse un clima di incertezza che ha poi appunto avvolto il settore pubblico per quanto riguarda il futuro dello smart working, però diciamo che questa incertezza già cominciava a sentirsi nei mesi di luglio, agosto e settembre sostanzialmente, quindi una PA su 4 non sa se manterrà o avrà lo smart working in futuro. Per invece quegli enti che vorranno mantenere il lavoro da remoto, il numero di giorni andrà a ridursi e passerà quindi dal 3,6 giorni di lavoro a settimana a 2 giorni. E se andiamo a vedere quelle che sono le aspettative dei lavoratori, dei dipendenti pubblici, anche qui le persone in realtà vorrebbero un po' più di flessibilità rispetto a quella che è l'intenzione degli enti. Questa esperienza di lavoro da remoto forzato sicuramente ci ha fatto un po' rimpiangere quelli che erano i contesti di aggregazione e socializzazione e sicuramente ha dato una rilevanza diversa agli spazi di lavoro. L'ufficio assume quindi un ruolo di trasmissione di valori, di socializzazione, di costruzione di relazioni e sono il 37% degli enti che infatti si sta chiedendo come modificare gli spazi per far sì che poi effettivamente rispondano a queste esigenze di socializzazione e di networking. Quindi una PA su 4 di fatto ha già avviato o concluso una riprogettazione e lo sta facendo in un'ottica o di invarianza nella dimensione degli spazi lavoro, quindi la sede sostanzialmente in dimensioni rimane la stessa ma vengono cambiati quelli che sono i layout e le configurazioni degli ambienti interni, e il 18% invece vorrebbe andare ad aumentare gli spazi proprio per avere anche più ambienti dedicati alla socializzazione e alla condivisione di spazi tra colleghi, mentre il 6% invece andrà a ridurre quelle che sono le dimensioni degli ambienti di lavoro. Concludo con alcuni dati di un assessment che abbiamo appunto fatto con Istat nell'ambito dell'attività dell'osservatorio, e in particolare volevo farvi vedere come la percezione di miglioramento anche di alcuni aspetti derivanti dall'adozione del lavoro da remoto effettivamente siano anche confermati all'interno di Istat, quindi sicuramente questo grande miglioramento della conciliazione vita privata e lavorativa, ma anche nella flessibilità della gestione delle attività, la qualità della vita, che è migliorata per l'83% dei rispondenti alla di Istat, sicuramente è un'esperienza che ha avuto netti miglioramenti rispetto a quelli che possono essere i peggioramenti. Si conferma però un po' la percezione che avevano avuto anche le PA in generale sul peggioramento dell'efficacia nella comunicazione e anche dell'efficacia delle riunioni. Sicuramente il tema della gestione delle riunioni è un tema che è emerso sicuramente in questo anno e mezzo in cui siamo diventati tutti bravissimi a utilizzare sistemi di video collaboration per fare riunioni, per collaborare, però spesso anche qui ci sono alcuni comportamenti non propriamente corretti per cui spesso ci troviamo magari in un loop di riunioni una dietro l'altra che ci occupano l'intera giornata o magari ancora alcune inefficienze perché magari non sono stati condivisi in anticipo i materiali, bisogna perdere un po' di tempo per aggiornare i colleghi, non tutti riescono a collegarsi in modo efficace, quindi sicuramente su questo tema c'è ancora un po' da lavorare, molte organizzazioni si stanno organizzando con un decalogo delle golden rules proprio per gestire meglio le riunioni da remoto o le riunioni ibride. Quali sono state anche qui le criticità? Vediamo
ci sono state poche criticità in Istat, sicuramente non è stata impattata l'accuratezza del lavoro, né non c'è stata neanche difficoltà a trovare un luogo adatto per lavorare da remoto, la dotazione anche in questo caso è adeguata per il 63% delle persone. Sicuramente ci sono state alcune difficoltà invece nella conciliazione delle esigenze personali e quelle professionali, nel separare il tempo appunto tra attività personali e attività lavorative, e poi alcune difficoltà legate anche alla scorretta postura quando si lavora da remoto, quindi mal di schiena, mal di collo. Perché alcuni hanno sentito alcune difficoltà nella conciliazione? Questo è un tema che abbiamo riscontrato anche nelle persone, perché magari proprio chi invece faceva smart working prima dell'emergenza in questo contesto ha trovato più difficoltà. Soprattutto pensiamo al caso in cui invece c'era la didattica a distanza, per cui magari si condivideva l'abitazione con compagni, mariti, mogli che lavorano, quindi call in contemporaneo, piuttosto che figli in didattica a distanza, dover condividere dispositivi, quindi sicuramente non per tutti è stata un'esperienza propriamente efficace. Però sicuramente quando andiamo a chiedere alle persone se per il futuro vogliono continuare a lavorare da remoto anche in maniera saltuaria e volontaria, vediamo che su una scala da 1 a 10, dove 1 vuol dire per niente, 10 moltissimo, la media complessiva sia dei lavoratori che dei responsabili è 9,8, quindi c'è sicuramente un forte entusiasmo. Concludo con due dati invece della rilevazione che è stata fatta proprio su invece gli uffici di statistica su produttività e benessere nel 2020, e questi dati un po' confermano l'impressione avuta dalle PA e anche dai dipendenti di Istat, per cui l'impatto positivo su produttività e benessere è stato molto elevato, soprattutto in relazione invece a quei pochi impatti invece negativi che sono stati riscontrati dai vari uffici. Quindi sicuramente, se dobbiamo fare un bilancio di questa esperienza, è stato più che positivo. Io vi ringrazio per l'attenzione, qualora aveste ulteriori curiosità o necessità di ulteriori informazioni potete contattarmi direttamente al mio indirizzo mail e possiamo proseguire anche il dialogo offline. Grazie davvero ad Alessandra Gangai, grazie per essere intervenuta in questa sessione e grazie per essersi sintonizzata sullo stile Istat. Abbiamo attentamente letto con lei molti dati e a noi piace molto evidentemente partire dai dati e avviare riflessioni sulla base di dati molto, molto concreti e molto precisi e con rigore, raccolti con rigore scientifico. Quindi davvero, davvero grazie per averci introdotto anche a una fotografia nuova, una fotografia dinamica della realtà del mondo pubblico. E a questo proposito credo che sia molto utile ricordare a tutti che tra circa un mese, entro la prima metà di dicembre, presenteremo come Istat i primi risultati del censimento permanente delle istituzioni pubbliche. E raccontando che cosa è successo nel 2020, certamente osserveremo anche quanto possa essere stato importante l'impatto del cosiddetto smart working che effettivamente ha riguardato tutti noi che lavoriamo nel mondo pubblico, ma anche tutti coloro che si devono interfacciare con il mondo pubblico. Grazie dunque ancora ad Alessandra Gangai, grazie per il suo intervento, che certamente ci rappresenta come ci ha rappresentato come il lavoro è cambiato, il mondo del lavoro è cambiato, il mondo del lavoro privato, ma soprattutto il mondo del lavoro pubblico. E io credo che sia cambiato in un modo probabilmente irreversibile. Perché questi avvenimenti, gli avvenimenti dell'ultimo anno e mezzo, hanno costretto e hanno invitato a un cambiamento di modelli organizzativi. Beh, questi modelli organizzativi dovranno necessariamente accogliere anche nuove tecniche, nuove modalità di utilizzo delle nostre competenze. Credo anche che questa transizione debba essere accompagnata nel tempo e una modalità per accompagnare questa transizione, io credo sia osservare
sia ascoltare, sia conoscere esperienze fatte, esperienze di cui si possa fare tesoro. Ed è proprio questo lo spirito del prossimo intervento, intervento quindi che nasce dalla valutazione dell'importanza di raccontare una esperienza e di raccontare come una importante direzione dell'Istituto Nazionale di Statistica, quella della raccolta dati, ha dovuto allinearsi, ha dovuto rapidamente trovare soluzioni per affrontare le difficoltà della nuova realtà. E per questo abbiamo chiesto alla collega e quindi alla nostra ricercatrice Monica Perez, ricercatrice all'interno della direzione raccolta dati, che è appunto la direzione dentro il Dipartimento della Produzione Statistica che si occupa di tutte le tecniche, le strategie di raccolta dei dati, e a lei chiederei proprio di raccontare come l'Istituto si sia dovuto rapidamente allineare e muovere verso nuovi metodi di indagine per continuare a garantire la qualità dei dati che la statistica ufficiale, ricordiamo, ha continuato a produrre e a proporre al paese anche durante la pandemia. Dunque emergenza come stimolo all'innovazione. E insomma, grazie per raccontarci come avete lavorato e che tipo di risultati avete portato in quest'ottica. Prego, Monica Perez. Sì, grazie di questa presentazione. Sì, effettivamente è sotto gli occhi di tutti che la pandemia, diciamo, ha modificato i comportamenti, sappiamo, le abitudini delle persone, no? Soprattutto nel modo di interagire con la pubblica amministrazione anche. E questo ha fatto emergere un, diciamo, un atteggiamento di maggiore digitalizzazione nella società. E quindi ci si chiede se questa digitalizzazione appunto indotta avrà un effetto permanente o transitorio. Quindi vi riporto alcune anche delle esperienze che sono state fatte in Istat e i cambiamenti che abbiamo osservato proprio nella modalità di condurre le indagini. E, ecco, vi presento subito alcune slide. Quindi, l'Istat, diciamo che la pandemia ha introdotto una serie di difficoltà nella conduzione delle interviste faccia a faccia presso le famiglie e gli individui, proprio per i motivi legati alla tutela della salute dei cittadini. In questa circostanza, quindi, abbiamo dovuto individuare delle soluzioni che consentissero ai cittadini di rispondere alle indagini senza l'interazione ravvicinata con i rilevatori, quindi tramite web o telefonicamente. E quindi per garantire la continuità della produzione statistica nella fase proprio di picco dell'emergenza sanitaria, l'Istat ha intrapreso una serie di azioni per far fronte alla situazione contingente. E le principali hanno riguardato proprio un cambiamento di tecnica, ovviamente un cambiamento temporaneo della tecnica della raccolta dati, da interviste faccia a faccia, quindi capi, a interviste telefoniche, quindi legati. E questo proprio per rispettare quelle misure di sicurezza a tutela della salute sia dei rispondenti che dei rilevatori. E nella figura che qui vedete si riporta proprio il picco, diciamo, nella fase della pandemia, l'effetto di caduta delle interviste e la ripresa grazie ai cambiamenti di tecnica per due delle più importanti forse rilevazioni rivolte a famiglie e individui che conduce l'Istat, che sono l'indagine appunto forse... Chiedo scusa se interrompo, le slide non si vedono, forse bisogna fare il condividi. Perdonate. Allora riproviamoci. Senza poi ricominciare l'intervento, però a questo punto le darei io l'ok se si vedono. Al momento non ancora. Ho fatto la condivisione, adesso la recupero. Gestiamo questo momento, ecco. Di diretta. Eccoci qua, forse le mettiamo in modalità presentazione, ecco. Perfetto. E, vedete ora? Ora sì, ci mancava la prima immagine, magari ce la farvi vedere e poi torniamo subito. Eccola. Così. Eccola qua, e quindi era carina. Ecco. Nel cambiamento, sì. Esatto, riprendiamo no? Subito. Direi ci troviamo un po' tutti in questo. Allora, ecco, mi dispiace di questo disguido, comunque...
È importante quindi, ecco, come vi dicevo, vedere qui il grafico che evidenzia proprio l'andamento di quella che è stata, diciamo, le risposte nella fase di picco della pandemia, dove c'è stata quindi una caduta nelle interviste realizzate per due delle più grandi, forse più importanti, indagini sulle famiglie, che sono appunto l'indagine sulle forze di lavoro e l'indagine sulle spese delle famiglie, e il recupero che poi c'è stato grazie al cambio di tecnica. Altre strategie hanno riguardato l'adattamento dei disegni di indagine verso processi di rilevazione che fossero appunto più sostenibili. Ne è un esempio l'indagine su bambini e ragazzi, che per la fase rivolta agli studenti inizialmente era stata progettata come un'indagine da condurre via web, in cui però i ragazzi fossero stati assistiti dal rilevatore presente a scuola, è stata riprogettata come un'indagine invece sempre web, ma in cui i ragazzi hanno compilato autonomamente il questionario online da smartphone o da tablet, ma da casa. E anche per la parte rivolta ai dirigenti scolastici, l'intervista inizialmente progettata come un'intervista faccia a faccia è stata successivamente passata in CAWI, quindi con una compilazione del questionario online. Infine, per quanto riguarda i censimenti del 2020, indagini che si sa fanno un elevato ricorso alla tecnica faccia a faccia, quindi alla tecnica CAPI, è stato necessario posticiparli o addirittura sospenderli. Ora, la digitalizzazione quindi indotta dalla pandemia induce a un maggior utilizzo sicuramente delle tecnologie. Le ricadute si hanno in molti ambiti della vita quotidiana. E pensiamo a quanti per superare l'isolamento hanno fatto videochiamate, una conference call con colleghi, amici, parenti. La stessa Regina Elisabetta, all'età di 94 anni, ha usato la tecnologia per una conference call con delle infermiere. E quindi l'uso più diffuso delle tecnologie sta sicuramente favorendo anche l'avvicinamento dei cittadini a nuove forme di interazione con la pubblica amministrazione. Come si vede dal grafico, in questo caso, la diffusione dello SPID ha raggiunto i 25 milioni di cittadini ed è stato già adottato da circa 9.000 amministrazioni. Quindi si osserva però anche che la digitalizzazione indotta ha avuto un impatto su alcune delle principali indagini sociali condotte via web dall'Istat. La quota delle interviste ottenute tramite questo canale tende, come potete vedere da questa tabella, ad aumentare, con la percentuale delle ultime indagini condotte nel 2020 e 2021, in particolare l'indagine sulle discriminazioni lavorative verso le persone LGBT e l'indagine bambini e ragazzi, che si sta avvicinando a quella dei censimenti, e in particolare il censimento popolazione, indagine che, essendo soggetta a sanzione, storicamente ottiene sempre un'elevata adesione da parte dei cittadini. Quindi, per valorizzare il cambiamento in atto, bisogna individuare sicuramente delle tecniche più evolute per la raccolta dei dati, che consentano da un lato di bilanciare la digitalizzazione, quindi l'avanzamento verso la digitalizzazione e l'uso di nuove tecnologie, ma con gli standard di qualità di cui si deve sempre dotare la statistica ufficiale. E a tal fine, quindi, tra le sperimentazioni che l'Istat ha avviato proprio di recente, vi è l'intervista mediata da video, ovvero un'intervista condotta tramite videochiamata in cui telecamera e microfono permettono un'interazione sia verbale che non verbale, sincrona ma da remoto con le persone. E gli obiettivi di questa sperimentazione sono stati appunto analizzare la risposta utilizzando questa tecnica, monitorare l'interazione tra l'intervistato e l'intervistatore, molto importante, e soprattutto studiare l'effetto sulla qualità del dato raccolto. Il disegno di indagine ha visto l'utilizzo del questionario, dello stesso questionario del censimento della popolazione, in circa 8 città, per un totale di circa 1.000 individui intervistati e localizzati in zone che erano già state utilizzate nel censimento del 2019, quindi era un campione, diciamo, legato a persone che avevano già partecipato al censimento. La piattaforma su cui sono state effettuate le interviste è stata la piattaforma Teams e 3 settimane di rilevazione sono state il periodo in cui sono state effettuate le interviste e 26 gli intervistatori coinvolti. C'è da dire che essendo stata una sperimentazione non vi era obbligo di risposta, quindi era assolutamente volontaria la partecipazione
partecipazione e l'informativa è stata comunque, chiaramente le persone sono state invitate a partecipare tramite un contatto iniziale tramite informativa cartacea. I risultati sono stati valutati da vari punti di vista, è stata fatta un'analisi dei paradati, i dati raccolti sono stati confrontati con quelli del 2019, appunto perché le persone erano le stesse coinvolte, è stata fatta un'osservazione delle interviste e domande specifiche proprio sul gradimento della tecnica, sia intervistatori che intervistati, e in ultimo un debriefing con i rilevatori. Ecco, i risultati sono stati molto incoraggianti, devo dire. Il tasso di risposta, diciamo, mediamente è stato del 21%, ovviamente risente di un gradiente diverso a livello territoriale, dove si vede che ovviamente soprattutto le città del nord hanno diciamo, riscontrato dei tassi di adesione decisamente maggiori, tranne con qualche eccezione, ma dovuta a livelli organizzativi. E in più si nota che la maggiore propensione ad accettare questo tipo di tecnica è, diciamo, soprattutto da parte delle famiglie in cui probabilmente la maggior parte dei componenti sono italiani e tendenzialmente di giovane età, quindi dove ci sono anche dei ragazzi minorenni. I punti di forza di questa tecnica sono stati evidenziati in tre, diciamo, ambiti. Sicuramente la condivisione dello schermo e del questionario tra intervistato e intervistatore è stato un elemento che ha facilitato e garantito una maggiore attenzione da parte di entrambi, e questo è stato diciamo, segnalato sia dai rilevatori che dalle persone intervistate. I rilevatori inoltre hanno evidenziato che gli intervistati si sentono più tranquilli a vedere lo schermo e controllano addirittura le risposte che vengono inserite, quindi anche un elemento di maggiore qualità. Talvolta hanno addirittura corretto i rilevatori che avevano commesso degli errori. E quindi molto favorevole è stata giudicata l'interazione intervistato-intervistatore, questo sia dagli intervistati sia dagli intervistatori. Come vedete, dagli intervistati in una scala da 1 a 10, il fatto di sentirsi a proprio agio nel rispondere all'intervista in videochiamata ha avuto un punteggio di 9,4. Altri elementi importanti sono stati sicuramente la flessibilità dello strumento e dell'organizzazione anche per la gestione dell'intervista e anche un maggior senso di sicurezza, non solo sanitaria, quindi legata alla situazione, ma in generale un senso di sicurezza perché chiaramente viene meno il contatto fisico e diretto di un estraneo, se vogliamo, che è il rilevatore presso l'abitazione delle persone. E anche importante sottolineare una maggiore sensazione di riservatezza rispetto alle altre interviste faccia a faccia. I passi successivi per migliorare questa tecnica riguardano comunque il bisogno di avere un maggior numero di partecipanti coinvolti in altre occasioni, proprio per verificare altri elementi, in particolare la possibilità di studiare l'effetto tecnica. Un elemento di debolezza che è stato riscontrato e che dovrà essere superato se si vuole adottare questo tipo di metodica, se vogliamo, è quello di trovare l'uso di piattaforme diverse da Teams o comunque di piattaforme che garantiscano sicuramente sicurezza e privacy, ma allo stesso tempo non necessitano l'installazione delle app nello smartphone, quindi lo scarico e l'installazione dell'applicazione nello smartphone per poter procedere all'intervista. Ecco, mi piace sottolineare anche un altro metodo che può beneficiare dell'attenzione del web e degli smartphone, che è stato di recente si sta sperimentando proprio in questo periodo in Istat, che è il metodo Respondent Driving Sample, di cui partirà una sperimentazione proprio nelle prossime settimane. E questo metodo è un metodo che ovviamente già esisteva, è utilizzato per raggiungere infatti popolazioni nascoste di cui di solito non è disponibile la lista di partenza per selezionare il campione. Si basa sul fatto che ciascun partecipante, quindi sul presupposto che ciascun partecipante svolge, oltre al ruolo di rispondente, anche il ruolo di reclutatore, coinvolgendo persone tra i suoi contatti che diventano quindi dei potenziali rispondenti alle indagini, quindi in quella che viene definita una logica di campionamento a valanga. Ora, il reclutamento di altri partecipanti, che è un'azione necessaria per la propagazione del campione, avviene tramite l'invio di un link che serve proprio per accedere al questionario, che viene generato automaticamente al termine della compilazione del questionario. Ecco, questo metodo ha sicuramente una maggiore possibilità di successo se la compilazione avviene tramite smartphone, quindi con l'utilizzo di nuove tecnologie.
Questo per la maggiore facilità e immediatezza di diffusione che il link può avere, essendo trasmesso quindi tramite messaggi di tramite i canali di messaggeria istantanea come WhatsApp. E quindi questo è stato uno degli ultimi investimenti che stiamo facendo nell'uso di nuove tecnologie per facilitare l'accesso alle indagini, ma vanno anche ricordate per esempio delle ultime sperimentazioni come quella del QR code in un'indagine web rivolta agli studenti, e anche l'accesso ai questionari tramite SPID nell'ultimo censimento della popolazione 2021. In più, lo sviluppo di plugin per l'invio massivo di comunicazioni email con allegati personalizzati, anche questa diciamo sviluppato per un'indagine sugli studenti, bambini e ragazzi del 2021. Ecco, il futuro, che cosa ci aspetta? Il cambiamento verso nuovi modi di condurre le indagini e quindi, diciamo, avviato. Nel futuro la sfida che attende, secondo me, gli istituti di statistica, le statistiche ufficiali, sono le smart survey. Le smart survey sono i cosiddetti sondaggi intelligenti che combinano dati acquisiti in modo tradizionale con dati acquisiti tramite sensori, raccolti tramite smart device in modalità attiva o passiva. Questo significa praticamente che gli uffici di statistica potranno ricevere, come vedete anche dall'immagine, i dati sia dall'interessato, ma sia anche dalle società private che risultano essere detentori e titolari dei dati che vengono quindi acquisiti tramite gli smart device. Questo tipo di indagini prevedono sicuramente un minor disturbo statistico, hanno questo vantaggio, ma anche una maggiore accuratezza delle informazioni. Però presentano lo svantaggio di problemi di copertura, ovviamente, perché il campione è rappresentativo soltanto di target predefiniti, in particolare chi ha l'accesso e la disponibilità di questi strumenti, di questi smart device. Inoltre hanno la caratteristica, finora diciamo sconosciuta se vogliamo alle indagini più tradizionali, di essere detenuti del fatto che i dati possono essere detenuti da società private. Quindi si deve creare un rapporto di fiducia tra entità diverse, ovvero tra i cittadini, le società private e gli uffici di statistica. Ecco, l'Istat è coinvolto in un progetto sull'ESNET Smart Survey europeo e sta realizzando proprio un lavoro preparatorio per la definizione di una piattaforma idonea a supportare questo tipo di rilevazioni. Quindi, che cosa dire? Che l'evoluzione quindi vede il passaggio dalle indagini tradizionali in prospettiva verso le smart survey. E in che modo? Diciamo che nelle indagini tradizionali quello che conosciamo e che abbiamo fatto fino ad oggi è imparare il comportamento degli utenti tramite una serie di domande rivolte all'intervistato con tecniche diverse, via carta, via telefono, via web, eccetera. E acquisiamo i dati individuali per ulteriori elaborazioni. Nelle smart survey, invece, il comportamento degli utenti si impara interagendo con il rispondente tramite il suo dispositivo mobile e estraendo informazioni dai dati del sensore. E tramite il dispositivo mobile si acquisiscono i dati individuali per ulteriori elaborazioni. Un'ulteriore evoluzione che potranno avere le smart survey in prospettiva sarà quello, diciamo, delle trusted smart survey, ovvero in cui l'acquisizione dei dati non necessariamente avviene in modo individuale dai dispositivi, ma si potranno acquisire nelle trusted smart survey soltanto i risultati aggregati finali di elaborazioni. Quindi non ci sarà un vero e proprio, come dire, trasferimento di dati grezzi, ma l'obiettivo di queste indagini è estrarre informazioni statistiche dei dati del sensore, ma non necessariamente acquisire i dati individuali. Ora vorrei concludere con alcune considerazioni. Ecco, la crescente digitalizzazione della raccolta dei dati necessaria alla produzione statistica sicuramente andrà in prospettiva a ridurre il bar finanziari, favorendo la partecipazione dei cittadini alle rilevazioni statistiche. E l'impatto della digitalizzazione sulla qualità dei dati raccolti però deve comunque essere accuratamente valutato, poiché diciamo ci si può
attendere un effetto selezione, ci potrebbe essere questo effetto in cui i rispondenti in grado di interagire con le tecnologie e sono gli unici, diciamo, ad essere coinvolti e quindi potrebbero non esserci, diciamo, il coinvolgimento di fasce più ampie di popolazione. Inoltre deve essere posta molta attenzione all'accuratezza dei dati raccolti, perché viene meno la presenza, diciamo, di un supervisore esterno o comunque l'interazione con i rilevatori. Un altro elemento importante è la combinazione, diciamo, è il fatto che la combinazione di diverse tecniche di rilevazione resta al momento sicuramente la strategia di rilevazione più efficace, sia per raggiungere i diversi target di popolazione, appunto, che per assicurare la qualità dei dati nel complesso. Infine, bisogna considerare anche i benefici derivanti dalla digitalizzazione, non devono assolutamente produrre esclusione sociale. Ovvero tutte le persone hanno lo stesso diritto di partecipare alle rilevazioni statistiche, non soltanto quelle, diciamo, che possono appunto accedere a determinate forme di tecnologia. E ancora, l'evoluzione delle tecniche di rilevazione e più in generale le smart survey sicuramente hanno un grande potenziale e rappresentano la maggiore sfida per le indagini sociali nel prossimo futuro, sia sul piano metodologico che organizzativo che tecnologico. In ultimo, c'è da dire che il passaggio, quindi, da un approccio normativo ad uno collaborativo nella raccolta dei dati, quindi ciò che viene definito il citizens driven data, apre ulteriori e più promettenti scenari per la produzione statistica nell'ambito delle indagini sociali, quindi facendo leva sulla reputazione scientifica e l'indipendenza dell'Istituto Nazionale di Statistica. Ecco, con questo io ho concluso, vi ringrazio. Ovviamente grazie. Ci sono riferimenti per eventuali scambi successivi e ripasso la parola al... Grazie mille a Monica Perez per questo suo intervento, che ci ha raccontato che cosa è stato fatto, ma che ci ha anche proiettato con uno sguardo verso il futuro, verso quello che ci attende, verso quelle che sono le più grandi e nuove sfide della statistica ufficiale. In questo connubio con l'innovazione tecnologica, che è un po' il filo conduttore anche di tutti i lavori di questo nostro workshop. A questo punto una terza relatrice che sono molto lieto di presentare, sempre nell'ottica dell'innovazione, sempre nell'ottica delle sfide che questa crisi pandemica ci ha proposto e le sfide a cui l'Istituto Nazionale di Statistica ha dovuto rispondere. Per questo che presento Giulia Mottura, dirigente del Servizio Comunicazione, Eventi e Social Media dell'Istituto Nazionale di Statistica presso la Direzione Comunicazione e Sviluppo dell'Informazione Statistica, e alla quale chiederei di raccontare proprio come l'Istat ha dovuto rispondere a una situazione in cui credo che un po' tutti noi la domanda a chi devo credere, ma soprattutto a chi posso credere, come posso fidarmi di qualcuno, sia stata la domanda che ci ha riguardato, che è venuta a tutti noi. Quando dentro l'Istituto Nazionale di Statistica bisogna provare a rispondere a questo disorientamento e a dare degli elementi per districarsi nella giungla di notizie e di informazioni, spesso senza avere chiarezza sulle fonti, allora bisogna essere, io credo, molto bravi e molto capaci. E allora per questo chiederei a Giulia Mottura di raccontarci come effettivamente l'Istat ha risposto a questa sfida e quindi che cosa anche in questo caso si è potuto imparare. Prego Giulia. Sì, grazie della parola, salve a tutti. In effetti, come si stava dicendo, anche dal punto di vista della comunicazione, la crisi pandemica ha avuto un effetto veramente importante e determinante. In qualche modo questa crisi è stato un acceleratore di quella che era una sfiducia strisciante nei confronti dell'informazione scientifica da una parte e dall'altra delle fonti ufficiali dell'informazione. A tutti è noto che
gruppi e comunità, seppur circoscritte ma molto attive, sono critiche verso i dati ufficiali e sono appunto molto molto vivaci soprattutto su canali come i social media. Quindi non so se ci sono slide, al momento noi non le vediamo. Sì, sì, adesso parto anche con le slide. Perfetto, grazie. Quindi ecco, la domanda che ci siamo posti tutti è come si reagisce davanti alla sfida posta dalla disinformazione e soprattutto quale strategia di comunicazione bisogna mettere in campo per reagire a questa sfida. E per fare ciò naturalmente dobbiamo ricordare che la crisi è scoppiata in Italia prima che in altri paesi europei, quindi l'Istat si è, come Istituto Nazionale di Statistica, si è trovato per primo a dover rispondere tra gli istituti di statistica nazionali alla sfida messa in campo dalla crisi. Quindi prima di tutto ovviamente mettendo in sicurezza il personale per garantendo un'infrastruttura tecnologica e amministrativa per il lavoro a distanza, dal punto di vista della produzione statistica abbiamo visto per garantire la continuità e la qualità di raccolta e produzione di dati analisi, e la comunicazione, qui veniamo a noi, ha dovuto garantire l'accesso a questa informazione chiara, a raccontare come l'Istat si stava riorganizzando per assicurare i propri servizi al paese in difficoltà, e l'abbiamo fatto attraverso un piano di comunicazione di emergenza, una vera e propria campagna di comunicazione integrata che ha avuto la funzione di informare il paese sulle azioni, le scelte, le strategie attraverso uno storytelling coerente e puntuale e un concept creativo con un'identità visiva, un claim efficace e riconoscibile. Ecco qui adesso metto in condivisione le slide. Per raccontare appunto come l'istituto, eccoci, qui abbiamo l'identità visiva che appunto, come dicevo, racconta i colori nazionali che sono proprio nel rispetto e in connessione con il servizio offerto al paese dall'istituto. Molto semplicemente Istat per il paese, un hashtag e i colori del paese. Questa campagna di comunicazione integrata si è sviluppata su tutti i canali che l'istituto ha a disposizione, quindi sul web, sul sito web istituzionale, sui canali social, attraverso la produzione di datatelling, quindi di infografiche e contenuti digitali per tutti i canali, azioni di media relation con comunicati stampa mirati in questa fase, e ovviamente con canali più tradizionali, quali i canali di front office sul web e grande cambiamento della virtualizzazione anche degli eventi, come quello che stiamo vivendo oggi, con campagne di comunicazione legate a indagini speciali condotte sulla pandemia, il tutto sempre sotto stretto monitoraggio per riorientare le azioni di comunicazione, i canali utilizzati e i messaggi chiave. L'hub di questa campagna è stata quindi questa sezione dedicata sul sito Istat per il paese, dove in modo molto semplice e accessibile sono state organizzate le principali informazioni. La stessa sezione è anche presente sul sito in lingua inglese, perché molti utenti anche stranieri hanno seguito l'andamento della pandemia in Italia e vengono sul sito Istat in cerca di dati. Quindi abbiamo riorganizzato e reso facilmente accessibili tutte le informazioni prodotte su salute e demografia, sull'economia, perché ovviamente c'era il monitoraggio sui dati, diciamo sui decessi principalmente, ma anche i dati sugli effetti economici della pandemia, statistiche a livello territoriale, molto importanti anche le informazioni per i rispondenti alle indagini statistiche, perché anche i rispondenti hanno avuto, come abbiamo visto nella presentazione precedente, hanno subito grandi cambiamenti nell'interazione con l'istituto e quindi dovevano avere facile accesso a questo tipo di informazioni attraverso anche una serie di domande e risposte frequenti che abbiamo messo a disposizione, sempre aggiornate sul sito Istat. Questa sezione è stata molto visitata, è rimasta e rimane sull'home page del sito in modo facilmente accessibile, perché naturalmente continua la disponibilità di sempre nuove informazioni su questi temi.
Anche altri paesi dopo l'Istat hanno cominciato a produrre sezioni web, pagine dedicate alle informazioni pandemiche. Abbiamo soprattutto l'European Statistical Recovery Dashboard messa a disposizione da Eurostat e, come vi dicevo, è stata molto importante l'interazione tra uffici della comunicazione a livello europeo proprio per definire insieme delle modalità e delle strategie comuni e condividere problematiche e best practices da mettere in campo nella reazione soprattutto alla disinformazione. Questa disinformazione che, come dicevo, è avvenuta soprattutto sui social, sui canali social. Sui canali social l'Istituto ha proposto e messo in campo una vera e propria strategia contro la disinformazione, principalmente per amplificare la comunicazione e coprire tutte le azioni messe in campo, rilanciare i vari contenuti pubblicati sul sito e tutelare la reputazione dell'istituto. La strategia social è basata su un piano editoriale settimanale e tutti i messaggi e i post sono connotati dall'hashtag Istat per il paese e abbiamo usufruito anche di azioni di endorsement da parte di comunicatori e moltiplicatori di informazioni che fanno parte della rete Istat e che quindi hanno collaborato con noi per riorientare l'informazione nei momenti, soprattutto nei momenti di crisi, che sono stati ovviamente sempre sotto stretto e continuo monitoraggio attraverso piattaforme di monitoraggio in uso in istituto. C'è stata una grossa produzione di contenuti mirati ai social, dove sono molto gradite, diciamo così, e molto comprensibili i contenuti che funzionano a colpo d'occhio, quindi infografiche che sintetizzano informazione complessa a colpo d'occhio, card, social card, anche brevi video, brevi interviste utili per spiegare meglio e in modo rapido cose complesse da comprendere. Qui abbiamo degli esempi, vi racconto un paio di esempi proprio di questa strategia di comunicazione messa in campo dall'Istat. Intanto, come abbiamo cercato di entrare nelle conversazioni dove sotto monitoraggio notavamo una disinformazione crescente che da una parte a volte era voluta proprio dalla fonte della disinformazione, altre volte invece abbiamo notato anche proprio delle difficoltà a comprendere i dati dell'Istat in modo chiaro. Quindi contro la disinformazione abbiamo deciso una reazione forte, una reazione diversa dalla modalità di interazione che avevamo in precedenza, prima della crisi, e siamo proprio entrati nelle conversazioni dove l'uso distorto dei dati era evidente e a volte dati falsi venivano citati proprio come fonte Istat e quindi abbiamo inserito nei nostri post degli hashtag molto, diciamo anche pesanti come no fake, solo account verificati, commentando sempre con aiutaci a informare correttamente il paese. Abbiamo visto che questo tipo di interazione ha funzionato perché in qualche modo bloccava sul nascere certe polemiche. Naturalmente l'abbiamo fatto sempre senza creare noi polemica, ovviamente, cioè anche si entra nelle conversazioni sui social solo e se necessario, strettamente necessario, proprio per non alimentare, per non essere noi stessi, diciamo così, volano di polemiche inutili. Quindi questa è stata una modalità di interazione molto importante e che ci ha dato dei frutti che abbiamo condiviso a livello europeo e che anche altri paesi poi hanno adottato. Altro problema è stata l'incapacità, la difficoltà a capire i dati Istat anche dai non addetti ai lavori. Noi parliamo da tanti anni ai non addetti ai lavori con attività di infografica e di divulgazione della cultura scientifica. Certamente sotto pandemia l'attenzione ai dati dell'Istat si è moltiplicata, quindi moltissime persone hanno cercato di capire, ad esempio, i nostri dati sui decessi e abbiamo capito che molte delle critiche o delle polemiche erano anche frutto della incapacità di comprendere bene il processo di produzione di questi dati. Quindi, ad esempio, abbiamo prodotto infografiche proprio di racconto del processo di produzione di questi dati statistici
sui decessi e abbiamo visto che questa modalità ha funzionato moltissimo. Qui ad esempio mostro questo posto con un'infografica sul processo di produzione che ha avuto e resta uno dei nostri post più visualizzati, ha avuto in soli 2 giorni quasi 50.000 visualizzazioni, 3.500 interazioni totali, è stata molto ritwittata, quindi ecco, mostrare, aprirsi, far vedere cosa c'è nella cucina Istat, essere trasparenti sicuramente aiuta, funziona e paga, e rafforzando anche la reputazione dell'istituto anche in momenti di crisi e di criticità. E qui abbiamo altri esempi di data telling, abbiamo raccontato i nostri dati in continuazione, dando per esempio qui ci sono visualizzate delle card per Instagram, quindi raccontando proprio con degli spot sui dati pubblicati in modo molto efficace la produzione dell'Istat, quindi mantenendo attiva sempre con riferimenti ovviamente ai comunicati in uscita, ai dati in uscita, attraverso immagini, informative, animazioni, clip, contenuti visuali, l'attenzione alla produzione Istat. Qui abbiamo altri esempi di questa produzione di infografiche che a colpo d'occhio riassumono i risultati delle indagini condotte durante la pandemia, quindi ad esempio sulle imprese, sul comparto della sanità pubblica, sul turismo, sul lockdown per i cittadini, ecco, tutte indagini che sono state raccontate in modo approfondito tramite articoli, comunicati, eccetera, ma anche in modo molto sintetico e immediato attraverso l'infografica, che poi è stata riutilizzata e veicolata su altri canali anche da altri utenti, perché normalmente i nostri contenuti sono tutti riutilizzabili anche, diciamo, grazie al nostro copyright aperto. Il front office è stato un altro canale fondamentale per la relazione con gli utenti, per capire i fabbisogni informativi degli utenti, adottare misure correttive nel rilascio dei dati e ovviamente fornire le principali risposte sulle esigenze informative che naturalmente sono state quelle sulla mortalità, quindi moltissime richieste anche da questo punto di vista sono state veicolate attraverso il nostro contact center e lo sportello cittadini comunica. Qui abbiamo dei numeri, insomma, 1025 richieste in pochi mesi, che ovviamente poi portano anche a una produzione di contatti anche molto maggiore. E la comunicazione ha dato supporto e piena visibilità anche a tutta una serie di indagini condotte ad hoc durante questo periodo, dal diario delle giornate attività in tempo del coronavirus all'impatto della pandemia sulla mortalità con l'Istituto Superiore di Sanità, l'impatto sulle imprese e l'indagine sierologica Covid-19 condotta con il Ministero della Salute. La nostra interazione con le scuole ha subito anche un cambiamento. Noi siamo, come Istat, sempre impegnati con progetti nelle scuole, come il censimento sui banchi di scuola e altri progetti. E con il passaggio alla didattica a distanza, anche nelle scuole abbiamo dovuto rivedere completamente la nostra modalità di interazione su questi progetti, che però hanno funzionato moltissimo perché anche gli studenti, ma soprattutto, diciamo, i docenti ci hanno trasmesso un importante feedback da questo punto di vista, perché per mantenere viva l'attenzione degli studenti anche il fatto che non si siano bloccate questo tipo di attività e che, diciamo, ha dato varietà anche alla didattica a distanza è stato molto, molto sentito e molto importante. E per concludere, quindi, bisogna dire che questa attività di comunicazione si è dovuta in qualche modo reinventare da tutti i punti di vista. Sicuramente è molto importante avere un piano di comunicazione di crisi predefinito da attivare rapidamente in tempi di crisi. Noi in qualche modo abbiamo dovuto agire in corsa e questa è una lezione appresa non solo dall'Istat ma, diciamo, anche dai nostri partner nazionali internazionali.
È molto importante avere a disposizione canali di comunicazione chiari e rapidi, anche di interazione con gli altri partner, con gli utenti e con i rispondenti in particolare. L'azione sui social media è fondamentale perché i social giocano un ruolo centrale per la comunicazione veloce ed efficace, ma anche per il monitoraggio reputazionale del brand, e quindi anche attraverso i social si ha, diciamo così, il polso della situazione. Mantenere quindi questa rete internazionale e nazionale di riferimento per strategie comuni e anche non solo legata al campo strettamente della statistica, ma anche di in qualche modo di altre professionalità che ruotano intorno al mondo della statistica, dai data journalist agli influencer diciamo tematici sul web, è veramente importante per entrare in azione in modo rapido al momento opportuno. La crisi non è stata solamente un momento diciamo di grandi difficoltà, ci ha anche offerto comunque delle opportunità, a parte quelle che abbiamo visto fino adesso raccontate di innovazione dal punto di vista dello smart working, della raccolta dati, della produzione, ma insomma ci ha fatto capire anche come comunicatori che il pensare in modo strategico e durante la crisi ci insegna ad agire molto velocemente in base alle criticità. Con un'opportunità anche di promuovere in qualche modo il valore delle statistiche ufficiali, anche dell'utilizzo di nuove fonti, perché come abbiamo visto in raccolta dati e in produzione, l'utilizzo di nuove fonti è stato anche molto importante in questa fase, e questo è un tema che è stato vissuto anche criticamente in alcuni paesi, quindi sottolineare come anche l'utilizzo di innovazione e nuove fonti rende possibile per l'Istituto Nazionale di Statistica dare continuità al servizio del paese. E in ultimo, ovviamente, tutto ciò ci ha, anche grazie ai feedback che ci sono arrivati e ci continuano ad arrivare sul web, abbiamo notato come comunque l'Istat è uscito con un brand rafforzato, perché è vero che si dice in comunicazione, bene o male, basta che che soprattutto negli ultimi mesi sta in qualche modo isolando, sta crescendo nei nostri confronti, isolando con l'isolamento di delle comunità che in qualche modo sono rivelate le più critiche, e questo diciamo che è un fenomeno che stiamo notando soprattutto nell'ultimo periodo. Diciamo che qui concludo e passo la parola al moderatore. Grazie mille a Giulia Mottura, e grazie anche per questo percorso un po' nei mesi passati, anche per il tramite di alcune immagini, visualizzazioni che credo testimonino il grande valore di documentazione di una storia che abbiamo vissuto, che in qualche momento forse ci sembra anche molto lontana nel tempo, ma che grazie anche alle suggestioni e alle immagini che sono state riproposte ci fanno capire quanto ci abbia in qualche modo segnati, e segnati tutti. Grazie ancora dunque a Giulia Mottura, e il filone della tecnologia certamente è quello che ci introduce e ci porta all'ultimo intervento di questa giornata di lavori. L'ingegnere Paolo De Rosa, che è un protagonista dall'interno della trasformazione digitale che sta vivendo il nostro paese, dentro il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ci aiuterà con il prossimo intervento a comprendere quale sia lo stato dell'infrastruttura digitale a supporto dello sviluppo del paese, e di come in un'ottica di PNRR le nuove soluzioni della cosiddetta strategia dati si inseriscono all'interno dell'evoluzione
della pubblica amministrazione di questo paese, dell'evoluzione del sistema statistico nazionale e pregherei anche di fare qualche cenno al legame e alla prospettiva dei poli strategici nazionali, anche proprio nella evoluzione che stiamo vivendo in questi giorni, in queste settimane. Grazie per il suo intervento e lascio la parola all'ingegner Paolo De Rosa. Salve a tutti, grazie per questo invito. Ringrazio Istat e tutti gli organizzatori di questo evento per la disponibilità, per l'invito a questo importante evento. Io mi occupo al Dipartimento della Trasformazione Digitale, sono responsabile della parte tecnologica, il CTO, e quello di cui vorrei parlarvi oggi è, come è stato accennato poco fa, quello che è all'interno del PNRR, quella che è la strategia delle infrastrutture, in particolare del cloud, e l'impatto che avrà diciamo sul mondo dei dati. Ho una piccola presentazione che scorrerò molto velocemente, giusto per illustrarvi brevemente quelli che sono i punti salienti di questa strategia che è stata presentata a settembre dal ministro Colao, dal sottosegretario Gabrielli e dal professor Baldoni, in cui è stata spiegata appunto i motivi per cui diciamo, è necessario intervenire all'interno della pubblica amministrazione nel migliorare le infrastrutture digitali che sappiamo oggi avere, sappiamo che hanno diversi problemi da un punto di vista dell'affidabilità, della sicurezza e in generale diciamo, anche da un punto di vista della sostenibilità ambientale. Gli obiettivi sono quelli di erogare ovviamente servizi digitali ai cittadini, abilitare l'economia dei dati, essere ovviamente in linea con quelli che sono i principi, scusate, di tutela della privacy e le raccomandazioni delle istituzioni nazionali europee e allo stesso tempo garantire l'autonomia tecnologica al nostro paese per quelli che sono i servizi essenziali al nostro paese. La risposta, diciamo, ai problemi diciamo, della fragilità delle nostre infrastrutture è in buona parte, trova risposta all'interno dell'utilizzo del paradigma cloud, in particolare tecnologie cloud. Tecnologie cloud che pongono delle sfide, questo cambio di paradigma è ovviamente cruciale, è essenziale, ma allo stesso tempo però pone delle sfide importanti che la pubblica amministrazione deve affrontare in questo passaggio. L'autonomia tecnologica, cioè la capacità di garantire autonomia nel controllo delle infrastrutture digitali e del cloud, ovvero la capacità di gestire risorse di elaborazione e stoccaggio dei dati, e la gestirla in autonomia senza dipendenze, il controllo sugli stessi dati, cioè assicurare che i dati della pubblica amministrazione non siano esposti a rischi sistemici da parte di fornitori extra-UE, e infine gli aspetti di resilienza, probabilmente la componente più importante, cioè quello di innalzare la capacità di resilienza nei confronti di incidenti o attacchi cyber o qualsiasi altra tipologia di imprevisti che vanno a minare diciamo la continuità di servizio dei servizi più importanti. A come si risponde a queste sfide? Noi come si risponde a queste sfide abbiamo elaborato con il Dipartimento, con l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza e con l'AGID una strategia che si articola su tre punti fondamentali, che sono da un lato la classificazione dei dati e servizi, classificazione che avviene in base al danno che la compromissione di questi dati o servizi può provocare al sistema paese,
E quindi diciamo individuare poi di conseguenza una serie di criteri diversificati a seconda del rischio a cui siamo esposti per gestire i nostri questi dati e servizi. Infine, come secondo punto, la qualificazione dei fornitori, cioè garantire che vengano rispettati quei requisiti minimi di affidabilità, sicurezza, gestione amministrativa e anche da un punto di vista contrattuale alle pubbliche amministrazioni per quelli che sono i servizi che vengono acquistati, che verranno acquistati a mercato, ma anche che verranno erogati dalle stesse pubbliche amministrazioni. Questa qualificazione crea un meccanismo, no, di qualche modo standardizzazione, perché se da un lato dismettiamo le infrastrutture fragili, dobbiamo assicurarci che dall'altro che il paradigma cloud, che ci offre una serie di vantaggi, però ci garantisca a una situazione migliorativa e non peggiorativa. Infine, il terzo elemento è il polo strategico nazionale. Cerco di eliminare anche qui l'ambiguità che forse nel tempo si è creata. Se parliamo di un'unica struttura in grado di offrire adeguati livelli di continuità di servizio, gestione operativa e tolleranza ai guasti per tutto quello che è il che sono le pubbliche amministrazioni centrali, ma non solo, è anche rivolta alle altre, ma in particolare quelle che oggi sono hanno le infrastrutture, diciamo, più fragili o comunque che più velocemente devono essere messe in sicurezza, in funzione sempre di quello che è la classificazione dei dati. Cioè questa è la famosa casa sicura, il posto in cui metteremo i nostri dati con i vari livelli di servizio, in particolare quelli che, come vedremo, sono classificati come strategici e critici. Tutto ciò viene definito come una tutta questa strategia viene definita una strategia cloud first, una policy cloud first, perché sostanzialmente consente dice alle amministrazioni di valutare in prima istanza le soluzioni cloud. Andando velocissimamente sempre nel dettaglio di quello che è la classificazione, che ricordo essere l'elemento principale probabilmente nella strategia rispetto agli anni passati, perché, ripeto, offre all'amministrazione un percorso, un meccanismo per classificare i loro dati e servizi in funzione di quello che è l'impatto sulla sicurezza. In particolare vengono identificati i dati e servizi strategici in cui una loro compromissione comporterebbe un pregiudizio per la sicurezza nazionale, i dati e servizi critici, la cui compromissione potrebbe determinare, diciamo, un impatto, un pregiudizio su funzioni rilevanti per la società come la salute, la sicurezza, il benessere economico e sociale del paese. Ad esempio, questo è un esempio importante, sono i dati sanitari. Dati e servizi ordinari invece ovviamente sono tutto quell'insieme di servizi assolutamente importanti e cruciali per la pubblica amministrazione, ma la cui compromissione, diciamo, non provoca l'interruzione di servizi essenziali o rilevanti per lo Stato, no? Immaginiamo ovviamente dati e servizi dei siti istituzionali, eccetera. A fianco a questa classificazione, che dovrà essere svolta, diciamo, da parte delle amministrazioni con un semplice questionario che aiuterà, appunto, guiderà nel percorso di classificazione di dati e servizi a seconda della tipologia delle amministrazioni, è stato aggiunto un ulteriore livello, che è quello che è, diciamo, la qualificazione. Le categorie della qualificazione cloud, che vedete sempre qui nella figura rappresentate in quattro blocchi. Il quinto blocco è quello in cui ovviamente si tratta di cloud non qualificato, ma quello, diciamo, non lo prendiamo in considerazione. Poi avremo cloud pubblico qualificato, cloud pubblico criptato con doppia chiave e doppia sistema di cifratura, e il cloud privato ibrido su licenza, cioè su tecnologia su licenza hyperscaler o in generale tecnologia non industry standard, e infine il privato, cloud privato sempre qualificato ma con tecnologia prodotto in tecnologia industry standard. Ecco, questa la slide successiva riassume un po' quelle che sono le
le diverse categorie e quali sono le loro caratteristiche, in particolare per la localizzazione del dato, che sappiamo essere molto importante. Infatti tutto ciò che può avere un impatto sulla sicurezza nazionale viene in qualche modo localizzato in Italia proprio grazie al terzo punto della strategia, come vedremo, del PSN, e lì vediamo anche il livello di supporto che viene dato da CSP, che vengono qualificati o meno all'interno del mercato. Il terzo e ultimo pilastro della strategia è la creazione del PSN, questo polo strategico che, come sappiamo, è in corso, per il quale è in corso una procedura di partenariato pubblico-privato. Sono arrivate tre proposte, questo diciamo si è preso dai giornali, e che ha l'obiettivo di offrire una casa sicura a tutte le amministrazioni centrali, ma non solo, in cui portare i dati che sono classificati come strategici e critici, che dicevamo in precedenza. Infatti, andando nell'ultima slide, quello che si riassume l'intero percorso è in cui abbiamo la pubblica amministrazione che, valutando, effettuando il processo di classificazione, con il supporto sia del Dipartimento che dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, stabilisce quali dati sono in quale categoria, e infine sviluppa un piano di migrazione che porterà le amministrazioni a scegliere una di quelle quattro categorie, che in qualche modo di cloud qualificato, che in qualche modo sono un po' l'asse, se vogliamo, di autonomia tecnologica, sovranità digitale, che si sposta, da sinistra verso destra. Arriviamo a destra, abbiamo il cloud privato, che offre, da un certo punto di vista, un po' meno flessibilità, ma il massimo dell'autonomia tecnologica, mentre da sinistra abbiamo il cloud pubblico, dove ovviamente, sempre qualificato, al massimo della flessibilità del cloud, ma la mitigazione di rischi derivanti da accesso dall'accesso di terze parti ai propri dati sono mitigati in maniera più contrattuale e non è completamente esente da rischi di autonomia tecnologica. Questi sono i prossimi passi, che sono stati già appunto annunciati qualche tempo fa. Siamo in linea, con questa che è una tabella di marcia iniziale. Io penso che sia molto importante sottolineare come questo cambio di paradigma all'interno del PNRR abbia un'impronta molto importante, si ripercuota su tutti gli investimenti del digitale, in particolare tutto quello che riguarda la pubblica amministrazione, ma anche l'ambito sanitario e soprattutto sui dati. I dati sono l'infrastruttura dati, cioè l'obiettivo di questa strategia è sicuramente quello di rendere una commodity tutta la parte infrastrutturale, e invece concentrarci proprio su quello che è l'aspetto più importante per la pubblica amministrazione, ovvero i dati e i servizi, dove stiamo cercando di spostare il focus su quelle che sono le componenti di interoperabilità, ma soprattutto di utilizzo corretto di progettazione, di design delle applicazioni verso i cittadini, ma anche verso le amministrazioni, verso le imprese. Questo cambio di focus passa attraverso una standardizzazione e un disaccoppiamento di quello che è il livello che oggi sappiamo essere più difficile gestire, ovvero quello infrastrutturale. Spero di aver risposto alle domande, rimango a disposizione. Grazie. Bene, grazie mille anche per questa panoramica, per questo intervento di contesto. Ancora una volta abbiamo voluto con questo workshop dare due viste da parte di soggetti protagonisti e osservatori del mondo che ci circonda e di noi stessi, e con due interventi invece di due importanti protagoniste di questa fase appena passata,
protagoniste Istat, abbiamo raccontato come l'Istituto Nazionale di Statistica ha risposto alle sfide che effettivamente questa pandemia ci ha posto. Per concludere, io credo che non possiamo che dire che effettivamente, ed è venuto molto fuori da questi interventi, certamente abbiamo imparato molto. Abbiamo imparato da questi mesi, abbiamo imparato dalle esperienze e siamo cresciuti, ma soprattutto siamo cambiati, io credo. Cambiati individualmente, cambiati nelle nostre abitudini, cambiati nel nostro modo di lavorare, cambiate le nostre organizzazioni di lavoro, sia private che pubbliche. E quello che però io credo si possa dire anche a conclusione di questo workshop è che da questa 14ª edizione della Conferenza Nazionale di Statistica portiamo via molti elementi di speranza, di prospettiva e elementi per una ripartenza inclusiva e sostenibile. Da questo punto di vista, anche grazie al contributo che la statistica ufficiale ha voluto dare a questo periodo. Ecco, in quest'ottica Istat continuerà a fare la sua parte, con il suo rigore scientifico, solidamente ancorato alla qualità e alla preparazione dei propri ricercatori, dei propri manager, ma con lo sguardo verso il futuro e verso le sfide che la realtà ci propone quotidianamente. Speriamo di aver fatto un buon servizio a questa prospettiva di conoscenza, a questa prospettiva di evoluzione, anche grazie a questo seminario, a questo workshop. Ringrazio veramente di cuore tutti i relatori e invito tutti a continuare a seguire e a seguirci, a seguire questa Conferenza Nazionale di Statistica in tutta la sua articolazione. Grazie e a presto.